Abbiamo sul palco il team centro e il team sud. Oh! La finale sarà killer. Quindi allacciate le cinture di sicurezza. Andate a fanculo. La ripeto. Allacciate le cinture di sicurezza, perché sarà una finale coi controcazzi. 4 contro 4. Survivor Series. Ogni 4 minuti un componente dei due team va a casa. Quindi? Pari e dispari per chi comincia. Chi parte? Non lo so chi parte, Bruno. Parte il team sud. Ehi. Quindi 4 contro 4. Ogni 4 minuti uno se ne va a casa. L'ultimo che rimane vince la battle. Quindi Legend, tutti sulle cazzo di mani. Parte il team sud, risponde il team centro. Questa è la cazzo di finale. Leo, manda sto cazzo di beat. Su. Tutti. È la finale, cazzo. Al 3, 2, 1, tempo. GGG, let me do my thing. Due liriche, ma però mi batto in missione impossibile, no. Che ci battiate è poco credibile, come Rango che si veste di bianco per essere invisibile. Sta roba è la noia, Angelina Mango, ha lanciate le cinture da Rango a Tango. Sta botte tanta, sui loro cadaveri facciamo la notte della Taranta. Yeah yeah, la notte della Taranta. Innanzitutto frate, non fare il devastante. Shakerò sul palco e Angelina Mango, perché non sei degno del nome di tuo padre. Il nome di tuo padre, io però ti annuncio che ti sconfiggo scarso, tu sei Mango e poi ti sfuccio, coglione. Non mi batti bro e senti il battito, sei la figlia di Mango, c'è il batticuore. Allora bro, mezza rima io ti sposto, perché sono un mostro, con questa guardina lo dimostro. In questa battle Lexon sei fuori posto, come Loredana per te al primo posto. Dici che mi spacchi bro, ne dubito, quando faccio queste rime è meglio che chiedi l'aiuto al pubblico. Rappo con il micro, son preciso, chirurgico, e non perdo con cretino, con il viso di ultimo. Con il viso di ultimo, ma tu qua sei stupido e stasera fra non devi rimare. Lui non si presenta come Rango, si presenta come Rango per non dire che è freestyler. Per non dire che è freestyler, ma lo sai che qua una trama mega morbo porta rap e non ti infamia. Così tanti incastri frate che ti piglia l'emicrania. È nel sud ed è ciccione, l'avevo confuso con Big Mama. Let's go, No problem. Rappi due palle, mangi McNugget, tutto nelle bare. Quindi ciao, grazie. Bruno Bug, lo sai che quando viene con il rap non è Big Mama, al mic è Big Mama, al Mac mangio questi McNuggets. Yo, col nome di mio padre, Shakero, dov'è il cognome Shakero? Zitto Nino D'Angelo. A forse Shakero il cognome è Kero, perché Kero è il più forte e dovevo ricordartelo. È questo che fai sui quarti, Shakero, tu sei molto ridicolo. Gaps, ultimo riempie gli stadi, hai 30 anni, non sai riempire un curriculum. Se ti cerco nudo su Google, esce un bruco nudo, quindi vattene a fanculo che ti stupro. Non mi batti, sono fuori luogo, forse dubbio, che sto forte in culo, che sembro posseduto. Ma quale posseduto me, non puoi fottere con me, io ti insegno che stasera non puoi battere Mumè. Hai capito che ti ammazzo senza te, se perché stasera sono Jelin, vivo me. Ma che cazzo stai dicendo, fra la mia rima è magnifica. Sei solo uno stronzo e mo ti arriva una notifica, non serve la giustifica. In questo caso ultimo non è il cantante, frate, è il tuo posto in classifica. È il tuo posto in classifica, ma tu sei scemo, perché eri scarso fra sul palco e questo lo sapevo. Se vai con la tua tipa al cimitero, ricordi Gali, perché l'hanno visto in giro andando come un alieno. Yo, ti do una lezione, ci va piano, una fottuta ripetizione, ci capiamo. Tu sei esattamente come Jolie, ma ancora un po' più scarso. A 30 anni impari la mia dizione d'italiano. Tutti a fare gli incastri, ma io me ne fotto. Nel culo ti infilo una minchia nera, Coco. Tu con gli incastri vuoi imitar Mega Morbo. Per te sei una mezza sega che sega morbo. Io, Shakero è il migliore sempre. Un po' come Rango, che è un ciccione sempre.
Fumei non fare il forte che essere il più forte a Napoli. Non ci vuole KS. KS. Ti spiego. Era World Play, il calcio fa schifo a me. Tu sei l'esempio perfetto di un tifoso. Se la tua squadra vince non vuol dire che vince anche te. È meglio che mi curi con chi più di la minaccia. Ed è per questo che ti taglio con le lame e basta. Quando di solito metti i piedi sulle transenne, adesso ti hanno preso a schiaffi in faccia. Allora bro, io ti spiego perché. Tu questa sera penso che purtroppo che vuoi fottere con me. Ti faccio notare una cosa, siamo quattro, sono in tre. Ma loro stanno rappando solamente contro me. Davvero raga, secondo me questo coglione di Vlad rima male. Parli del calcio, ti va male. Ti metto una granata in culo e esplodi a fine carriera di Natale. Oh veramente, hai detto una grandissima stronzata. Pur di non sposarti la tua fidanzata, all'annulare ha dovuto attaccare l'anello della granata. Yo, lo sai che vengo tipo dall'Abruzzo e sono un tipo vero, giusto. Dalle tue battole ho capito due cose: sei bielorusso e rispetto a Morbillo c'hai meno flusso. Minchia, inizia che scotta. Ok, giuria. Ci sta, ragazzi, tutto bene? Ci stiamo divertendo, tutto bene, bellissimo. Stiamo intrattenendo, ciao Shekro. Raga, chi lo vince a sto Sanremo? Chi lo vince? Ciao. Ok, purtroppo il primo giro ci deve lasciare Vlad. Vlad, vieni qua. Vieni qua. Rimani comunque a supportare la tua squadra. Ragazzi. È un ragazzo che non ha neanche bisogno di elogi, però è davvero una persona d'oro, super educata. Un applauso a Vlad, ragazzi. Un professionista. Quindi il Team Sud rimane in tre, perde il primo membro, altri 4 minuti, centro contro sud, over. Ci siamo tutti sulle mani, su su su. Tu, tutti, centro, 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 3, 2, 1. Ci ha lasciato Vlad, che non era del sud, era bielorusso. E poi cos'è la Bielorussia? Quelli che fanno la bielostrage. I bielomissili cercano la bielopace. Mi bielo dispiace. Mi bielo dispiace, hai sbagliato stato. È stato eliminato, hanno sbagliato. Do un abbraccio a quello che è stato il primo eliminato. Aspetta che lo do anche a chi dovrebbe essere lo stato. Bravo, bravo, dover essere lo stato. Non credo perché sono stato molto più completo. Non lo sono stato per io ti diseredo. E perché sei proprio uno scemo, ne chiudo fra sempre a zero. Ma fai sempre serio, sai che io ti metto proprio al fuoco. Sembri Giovanna d'Arco perché ti metto al rogo. Dovevi essere eliminato, il buchino ha problem. Te lo fai adesso oppure dopo. Oh, ma fra com'è che non te la stai prendendo più con me? Tutto ok? Si mette male per Mumei. Questo è ciò che succede quando non ci sono gli amici partenopei. Gli amici partenopei. Fanculo, tu non puoi stare con me. Cazzo, se mi sfidi tu che dici aio. Foto l'ex nel tuo culo ed è l'ex che ho trovato un fire. Vedo una squadra del sud che dopo un po' si caga. Ricala, ritorna a casa mortificata. Nada, ti tiene a bada. Mi dispiace ma una quartina di morbo ti rovina la serata. È mortificata, semi fortificata. Uomo amico ti seguo come consenicata. La tua troia mi dispiace, la fica leccata. La fica gli dona leccata perché è delicata. È delicata ma prelibata come Shaker. Guarda che dico, sembra la Lady Gaga. Manco immagino, Bruno, che cazzo fai? La serata delle cover la stanno facendo all'Ariston. Allora io mi scuso con lei dal mio, perché prima nella guardina ho detto che era inutile. Ma Shaker che prova a fare l'extra beat è come Dreamer che prova a fare l'umile. E diamo pure il punto che sono il più scarso. Io non lo penso ma qualcuno pensa possa essere un fatto. Ma se veramente così
così fosse, prenderla con il più scarso non è un fatto da codardo. No, no, sei semplicemente ridicolo. O almeno come dicono. E tu non rompermi il cazzo che stasera sei uscito da un rave fatto insieme a degli amici dei cavalieri all'otto zodiaco. Mi sa che ti va male, non mi sfidare, o come minimo ti inizi a ritirare. Fotti col vostro finale. E meno male che dicono che è stato eliminato ed ero io quello che stava a rosicare. Bruno Baghi a te ti assidero. Se lo sai che se rifai in gara è sempre libero. Flexon a far le rime, bravo, resta in para per le rime, bro. Peccato che sia un parallelo epifero. Ma che cazzo stai dicendo, fra, tu non sai fare rap? Quando rimo io ti do una lezione di qualità. Dici che versi seri, io mi chiedo solo quali fra. Sembri John Travolta quando poi fa il ballo del qua qua. Quando io rappo questi qua, voglio io dopo li faccio in polvere. Perché questi stronzi dopo mi stanno a rincorrere. Tu c'è una faccia cubica, il cubo di Rubik. Si dia il caso che io lo so risolvere. La tua faccia ti do una focaccia, Enrico i cavalieri. Mettiamo la droga nell'armatura della bilancia. Se barre sentile, pensi che il preservativo è l'armatura della vergine. No, testa di cazzo, oggi mi ricordi solamente un benzinaio. Sembro tua madre in verticale, perché a me piace improvvisare. No, non mi faccio abbattere da questi strausi che dicono tante cose ma suonano un po' falsati. Vi siete sbagliati, non siete bravi. Tra l'altro questo è il triangolino dei tuoi incastri che sto sbagliati. E tu che sei sbagliato, questo è il triangolo della fica che non hai mai leccato. Voi siete parcoli da uomo, sei così quadrato che giocavi ai quattro angoli da solo. Sta parlando troppo, sta spaccando morbo. Sai come compare adesso, sto rappando addosso a questo che parlo un po' così, che pensa che lo stile è l'equivalente che ti stai cagando addosso. Ti sto cagando addosso, non capisci che ti ammazzo, perché questo stronzo per me non ha qualità. Adesso zitto vecchietto, ti stai cagando addosso quando lo fai tu. Prendi il numero da Vlad. Ma quale Vlad, quando faccio queste rime già lo sai che ho troppo stile, quindi vengo a darti insieme. Ci avete fatto caso che il Bumbo non mi insulta più? Forse ha capito che non gli conviene. Non gli conviene perché c'ho dopo io, fra, e me la succhi. Perché pare che queste te le studi. È ovvio perché da tecniche che hai subito gli stupri e la tua testa l'ho utilizzata solo da palla da pubblica. Non ho capito perché non c'hai condizione. Non c'hai condizione, non c'hai condizione. Io c'ho il flu, sì, come fosse un idro di oratore. Vibro, sì, vocazione, vibro, sì, compassione. Perché? Ma dovreste smettere. C'è gente che sente le gesta, ma c'è gente che detesta te. Bevo questi estate, questo pari un detta te. Dopo questo scontro mi dispiace, resta un 3-3. Un 3-3 è mangio sucio perché mangio avversari chiudi. Crudi, attento come le chiudi. No, 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 tutte la sud, la sudi. Non sto massaggiando morbo, risolvo il cubo di Rubik. Allora il cubo di Rubik già l'ho detto io. Quindi Lexon, dopo questo giro, addio. E il fatto è improvvisato, l'avete sentita la zanzara che ha detto che non l'ho mai insultato. Adesso attenta, attento, sai che adesso aspetta. Se arriva Mega Morbo reppa e tu non te lo puoi permettere. Ha detto tipo che vuol fare come con il tetta tet. Infatti nel match batto a te. Ma vabbè, tu non puoi poter me. Sta di batto a prete che morbillo. Tu sei il king della trap, ma sul tuo tasto c'è la nucleare. Attivo il death con tre. Per sti ragazzotti la prendo io il microfono, tu che cazzo ti fotti? A te il mio grande, che il tuo amore è grande, un po' come dice Giovanotti. Come dice Giovanotti, ma sono riscontrati errori perché si sono sbagliati. Non batto a te, Morbi, aspe, che 3 minuti non li hai ascoltati. Non l'ho mai ascoltati, ma di ciò che dici lo sai che me ne sbatto. Perché frate mi hai cagato il cazzo, mi causi imbarazzo. Hai detto che io sono una zanzara, ma sei tu che lo stai succhiando, frate inizio batto. Ma quale succia inizio batto, la vedi che lo ammazzo. Questo scarso, il fatto è che lo metto. Perché questo è stato una zanzara e solamente tutto il resto non lo sento. No! Ok, il secondo giro è andato. Yo. Giuria, ci siete? Alta amore. Ascoltate Dreamer, noi non vi vogliamo. Purtroppo, se ascoltate il nuovo pezzo di Dreamer, noi non vi vogliamo numero 3. Domani vi svegliate democristiani. Allora, ovviamente, meglio che
ok? Allora, purtroppo a questo giro ci deve lasciare Lexon. Ragazzi, è stato fortissimo oggi, ha fatto davvero il panico e prima volta al Land of Days non delude le aspettative. Bello, quanto... Mica, quanto siete belli quando fate così, madonna. Allora, adesso parte il team sud e risponde il team centro. Ammazzatevi. Leo, Leo, quando vuoi, tutti sulle mani. Su, 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 tutti. Tutti. Al 3! Palle parole le capisci perché sono in italiano. Sorry ma i tuoi versi li tagliamo. Dreamer ha fatto noi non vi vogliamo. Questa è la serata delle cover. Regà, noi non vi votiamo. Ascoltiamo Dreamer, ci divoriamo rap. Sapete perché Lexon è uscito? Perché il pubblico a gran coro ha urlato: noi vi vogliamo tre! Noi vi vogliamo tre! Il fatto è che purtroppo se fai frista, tu adesso sarai il prossimo della lista! Il microfono non partiva in frista! Lo faccio anch'io! Adesso sono uno specialista! Madonna che ritardato! A fare sta cagata, frate, non ti sei stufato! Lascia stare che compare tu mi logori! Non vinci battono nemmeno se sta votando i microfoni! E infatti che stronzata, era il quarto della squadra. Sta di fatto che ti botto, DJ fammi il buco. Come Gaps non ti sento da lì sotto. Oh, yo. Esplodo come bomba d'orologeria. Vince Morbo, sai perché è troppo real. Bella la performance di... Sembrava tipo di Buongiorno Pescheria. Buongiorno Pescheria, però questo pesceria fotterò le vostre paure, ah, le barre le potete perdere sicure, quale squadra ne serve una per prendere le misure? Tutto non ho più lo zaino, due barre tipo pu, scompaio, quello che fai tu riesco a farlo pure al contrario! Al contrario, ma fra di fatto che ti sto sfidando, bella per scettro che ti stai ostinando per fare sta cazzata quando lo stavi pagando. Ma quale stavo pagando, compare, la tua rima è scomoda, ti chiamo Jerry Scotti perché vai giù da una botola. Sai che caccio solamente slang, lui lo fa anche al contrario e spacca a fare frista, al contrario di te. Al contrario di te, non mi capisci in frista, tu invece oggi finisci al contrario, raggi un po' come un fa. Ah, il fatto è che ti ammazzo proprio per davvero, perché chiudo le rime con la forza di... No, sei tu che non ci capisci, a stare dietro al suo livello ci impazzissi. Lo sai com'è, non sono mica dissing. L'unica cosa che mi preoccupa è che la sua R non si raddrizzi. Si raddrizzi, che credi? Davvero secondo me c'hai problemi. Dopo una R di Bruno il tuo culo non sta più in piedi, perché la mia R è quella di Rocco Siffredi. Continui ancora a blaterare, la pazzia di Cassino diventa cattedrale, tu ti devi allenare, chiudo queste rime con la forza del pensiero. Vabbè sei scemo e stai rimando, te lo dico fra te davvero, sopra il palco stai calmo, ti batto con la forza del... e con la forza del... Bella rima del cazzo, fra fai cagare. Io ti do una lezione sopra questa strumentale. Voi che cosa vi dovete inventare? Fate le seghe, ci sono messi a copiare tutte le rime. Yo, sembra tipo una scena. Devi stare zitto, coglione di merda, e devi evitare di parlare. C'è uno che chiude le rime con il pensiero laterale e sento questo scemo blaterare. Se non fotti è palese, sulla tua testa c'è scritto reset. Sembra una scena porno a più riprese. Un Jedi infatti ci sta, Rocco Siffredi e Malena la Pugliese. Sì, Malena la Pugliese, ma fai cagare in rima. Purtroppo questo stronzo l'ho già ammazzato da prima. Morbo, tu sei il king degli incastri. Gli incastri ce l'hai ancora, peccato che stai finendo la benzina. È proprio così, infatti nell'entrata di prima stava cercando di incastrarsi nel tuo team. Quindi stai zitto bambino, che stai chiudendo le rine con la forza del pensierino. Del pensierino, come te
te da bambino col sapientino. Perché frate sei pessimo, anche spastico, fratello non hai lessico, sei drastico. Quale tipo c'entro questi qua, io me li bergo nell'acido. Ah, quando rimi liricamente sei un disabile, io invece faccio rime, sai che vinco ed è probabile. Mi sfidi e già lo sai che non sei abile, mi parli della forza del pensiero, ma che vinci fra impensabile. Vinci fra impensabile, non ci capiamo, sei figlio di catalano, sei un disabile. Sento sto coglione di voi, mi hai rubato le parole di bocca, che c'entro, è più terrone di noi. Terrone di voi, lo sai che non so tu, vengo al sud, così vi insegno un poco cos'è il groove. Contro Megamorbo, coglione, trimone, gli occhiali da sole, gli occhiali da sole. Morbo devi stare zitto, io ti ammazzo, perché non puoi fottere il giovane napoletano sul palco. Lui ha provato a incastrarci nel nostro team, Dreamer, baciamo, noi non lo vogliamo quattro. Io. Normale che incastro, senti come smetrico, grammatico, il vostro esercito lo mastico. Un esempio fantastico, questa battle che la vince Shakiro è un classico. Stop! Oh! Casino! Minchia! Minchia, un giro meglio dell'altro. Allora, giuria, ci siete? Purtroppo deve lasciarci Kain. Bella ragazzi, qua, un piacerone, davvero forte. Vieni qua, bro. Mamma mia. Mamma mia. Quando vedo un freestyler così bello non posso fare a meno di chiamarlo. Troppo bello. Ed è anche una bellissima persona. Una persona molto intelligente, disponibile, un professionista. Quindi un casino enorme per Kain al mio 3. 1, 2, 3. Grazie raga, siete bellissimi. Divertitevi, un bacione. Quindi rimane un 3 contro 2. Il team centro per adesso è in vantaggio. Adesso tutti sulle mani. Over. Mandala. Su, su, su. Tutti, tutti, tutti. Tutti. Se è andato Kain un po' mi dispiace. E nonostante la camorra sia una cosa della vostra zona, Idra ti sei comportato bene finora. I mafiosetti del gioco ce l'hanno fatta ancora. Però ti giuro che Bruno non puoi batterlo, non lo batte nessuno. Il caso è fortuito, non citarmi il gioco, è un monopoli, è il vostro culo, il nostro posteggio gratuito. Ah, vaffanculo, nella gara fai cagare. Quando rimo tu finisci in un affare ed è normale, ti mando in paragombare. Questo scemo dopo un pizzico di fama ha smarrito tutta la fame. Allora bro, smetti di fare questa rima. Kain e Vlad lo so che avete perso, ma non è finita la sfida. Posso stare da solo in sta sfida, non mi interessa che voi siate 1, 10 o 100.000. Infatti, non importa, tanto non c'è storia. Contro Megamorbo non resti nella memoria. Questi sui microfoni provano ma son poveri. Giocano a Monopoli, sto al palco della vittoria. Ma che palco della vittoria? Sì, me, ah, non mi interessa delle tue rime. Se parli di storia, allora la storia vive. Per queste tre chiacchiere il palco di Victoria Secret. Non sei Pirandello, ma Pirandella, che ha appena messo la maschera di Pulcinella. Piglialo nel culo, è Monopoli, non è l'imprevisto. Visto che non impressioni nessuno. Non impressiono nessuno, ma sei un coglione. Le mie rime sono sempre forti, sempre fresche, sempre nuove. Ma che palco della vittoria, che mi sembri Baby Gang con la carta esci gratis di prigione. Ma quale esci gratis di prigione? Io ti dimostro che tu sei solo un coglione. Hai citato uno, nessuno, 100.000, ma voi mi sembrate due personaggi in cerca d'autore. Cerca d'autore, ah? Non mi interessa un cazzo se parli di competizione. Noi siamo tre personaggi in cerca d'autore. Tu sei entrato in fea perché sei un personaggio in cerca di un nome. Grande errore profilarmi sul micro, anche perché ti zitto, lo sanno che io sono un mito. Hanno detto che io esco di prigione gratis. Lui lo fa perché è un camorrista pentito. Ma quale camorrista pentito? Devi stare zitto, ti ho finito. Per cadere il microfono lo uccido. Guarda sopra il palco, sei finito. Perché questa sera sono Leopardi, ti ammazzo all'infinito. Frank sta là dietro e l'ha appena fatta. Stupido, scemunito, pervertito, ma che all'infinito. E Sanremo con Genier che fa la cover con D'Argento Amico. Con D'Argento Amico.
amico, nel tuo caso è un nemico. Comunque devi credermi, che vi faccio il culo rosso cremisi. Città all'infinito è come gli incastri di Morbo, non smette mai di ripetersi. Devi andare a fare in culo che la tua rima non quadra. Te l'ho detto prima che adesso finisci nella bara. Vuoi fare le rime in bara? Non sono in cerca di un nome, ti rompevo il culo anche prima di entrare in squadra. Ascoltate sta guardina, ma vedete che lo spezzo, perché tengo questo fuoco incendio. Ti ammazzo incenso, questo non lo penso. Questa sera illumino il pubblico mentre illumino l'impegno. Tu non sei niente di speciale, infatti ti ritiri nelle gare. Non sfidare il vostro finale, compare, altrimenti un arachiri tutta la tua squadra sul lungo mare. Sul lungo mare, ma non mi interessa niente, visto che sul palco paghi tendi a dare il fuoco sempre. Non parlare di Natale, perché siamo a carnevale. Io vi scuoio la tua carnevale, poco e niente. Coriandoli non li lanciate, che mi illumino, che al sud le bollette non le pagate. Vai via da qua, che la tua storia preferita è il feo Mattia Pascal. Me l'hai rotto il cazzo, veramente c'è omologati. Questo cazzo penso che sono un po' ipocriti. Tu mi parli del sud, non paghiamo le tasse. Se a Cassino stai a 5 chilometri. È così che va qua in gara a 5 chilometri, però adesso tu ci torni a casa. Lo sai che spacco come sempre, tu non le chiudi, è pazzia. Sei il Napoli di Rudy Garcia. Ma quale Rudy Garcia? E mentre che io non puoi culi va via. No che tu non puoi fottere, Gabs non mi citare, che anche se fai qualcosa di male non ti sai fare riconoscere. Non mi citare, e anche tu non lo fare. Con le mie barre riciclate vi fate anche le seghe, brother. Non hai capito che non vale. Lui si sente figo ma a livello che da quinta elementare. Ma con le quinte elementari non ti vedo. Il king degli incastri che sta facendo cagare non ci credo. Tu invece sei la Juve di Allegri, perché se state un avanti tornate tutti quanti indietro. Nonostante il cambio dell'allenatore, questi giocatori del Napoli non si sono rialzati. Volevi conquistare il nord, ma Sarri non lo siete diventati. Non lo siete diventati, allora di che parla? Vorresti competere, c'ho una barra, Bruno Batti spacca. La tua troietta si chiama Pavoletti, perché il meglio riesce a darlo a 90. A fare Pavoletti quando rappi è meglio che non parli, perché già lo sai che frate ti mangio come il Jumanji. Ma è meglio che tu ti arrangi. Non ho mai vinto un cazzo, ma ho dato più spettacoli degli altri. Sono il Napoli di Sarri. Però con il Napoli di Sarri io ti ammazzo sopra il palco. Guarda che c'ho il flow che è troppo fresco, un poco come il ghiaccio. Mi fate tutti quanti così con la mano. Morbo, l'hai capito il messaggio? L'hai capito il messaggio? Fatality, sai che porto rap originale dove abiti? Guarda che lui viene da Napoli. Finito, finito, finito. Una quartina, ha finito i vocaboli. Che spettacolo, mamma mia, vi state divertendo sì o no? Giuria, ci siete? Purtroppo ci deve lasciare il kick degli incastri Morbo. No, ragazzi, mamma mia, questo ragazzo io lo amo. Lavoriamo da tanto insieme e lavoreremo ancora per tanto insieme, visto che te farai battle fino agli 88 anni, di cui 87 a fare incastri. E un altro applauso a questo fenomeno. Top player. Probabilmente sulla presentazione delle squadre il tuo minuto mi ci farò le pippe tutto l'anno. E fa niente. Adesso la situazione è di nuovo equilibrata. 2 contro 2, come piace a me. Adesso chi cazzo ha finito? Chi è che ha finito? Chi attacca? Siamo noi, dovrebbe loro. Ok, grazie. Quindi inizia il team centro. Diciamo di sì, va, risponde il team sud. 4 quarti di mazzate. 4 minuti di mazzate. GGG, ma raga, ci siamo no, ci siamo no. Su. Con il pugno alzato, su. Raga, il pugno alzato. Siamo noi. Al 3, 2, 1. Tu, legend. Mi
fai vedere il braccio alzato, parto io, capo. Aspetta che do un abbraccio a chi è stato eliminato e do una pomiciata a chi dovrebbe esserlo stato. Ho girato il mondo in tutti gli angoli e mi sono chiesto in certi posti come li lanciano i coriandoli. Questa è la barra di prima di Mumei, ma fatta il primo gennaio a Napoli. Devi stare zitto, levati di torno perché io ti uccido. Sopra il palco e pure dal video, le mie non son quartine, il giudizio divino. Perché se apro bocca stabilisco l'equilibrio. No, no, le tue quartine fanno solamente schifo, ah. Ed è normale che non conquisti sto pubblico. È vero, dovevi essere eliminato, ma tranquillo Bruninho, adesso rimediamo subito. Il problema, rimediamo stupido, rimediamo a sto stupido. Però a me mi pare che lo detesto, è chiaro. Guarda che hai sbagliato, sei un napoletano a capodanno. Ci hai perso la mano. Yo, è il giudizio divino. Non è che cazzo parli che io il sommeliere lo so fare. Un 96 e un 2004 ottimi da bere fuori dal locale. Prima di tutto non sono 2004 ma 2002. Quindi voglio ognuno per le sue. Non hai capito un cazzo che stai male, buddy. Tu mi prendi il cazzo, sommeliere, e poi ti ubriachi. Tu mi fai cagare quando rap in italiano. Ti vengo a eliminare quando rappo sul quadrato. Frate, io ti ho surclassato. Ti sparo ma non faccio un headshot, faccio un handshot perché ci ho preso la mano. E però no, non spacca, ma quelle action. Tu sei l'action, figure della mia cacca. Allora tu non repare, altro che a chi vuoi darla a bere dal locale. Tu non la puoi dare a bere alla locale, frate. Alla locale, frate. Peccato che non è fatto presto e non l'hai chiuso, onesto. La differenza di chi è cresciuto con gel, chi con miele in chei e chi gli rompe il culo lo stesso. A chi sta hit che purtroppo in italiano ce faccio caca. Ma guardo dopo banca, dopo canto, faccio sta, ce sta. Mi stucchio un rap i sacrifici, in italiano non ci piace. Sento flow caps e adesso che moriscio. Ma che ti dice che io lo faccio anche meglio? Tu mi vuoi sfidare per un colpo, dopo non va segno. Già lo sai che rimo e vado sempre a segno. Il giorno che tu rappi come me, frate, ci avrei un brutto risveglio. Brutto risveglio, ma mi dispiace mio hermano. Paghi troppa rime, spara tipo pure all'avversario. Devo mettere due cose in chiaro. Il giorno in cui rappi come lui non è un brutto risveglio, è un brutto rimario. Un brutto rimario, ma guarda, lo meno con la labarda, muori in piedi come Barba Bianca, la macchina arma bianca. Da piccolo guardavi Ricci Ricci e pensavi ma perché questo non mi parla. Allora bro, la devi finire, le tue rime sono ridicole. Le mie sono enormi, le tue fra sono piccole. Il giorno che rappo come lui spero non succeda mai. Non voglio aver bisogno di scecchero per vincere. Ma vai a fare in culo, fai cagare, brutto coglione. Io ti vengo a spiegare persino qui la situazione. Già lo sai, non c'è questione. Tu non sei Hannibal Lecter, sei Hannibal Lecter perché mangi le parole. Ok, tutti che rimano e dicono che a fare quello che dice lui non ci vuole niente. Guarda che tu sei qui solo per fare presenza. Io sono qui per fartelo presente. Per fartelo presente, il culo. Di questa merda non sei sicuro. Ok, tu migliori, non è presente, sei già passato di pomodori. Ma quale passato di pomodori? Non hai capito proprio un cazzo, perché questo qua ti faccio tanto. Io sopra il palco ne ho tante, rosso pomodoro, perché stasera siete un ristorante. Però che cazzo stai dicendo? Tu rappi come un demente, mentre io faccio ste rime da sempre 7 su 7, questo qui non si permette. Due cazzi in culo a testa, non ci vuole niente. Non ci vuole niente, l'hanno fatta tutti e che ci vuole? Niente. Tu sei un testa di cazzo, lui rappa come un demente. Tu ne rappi per quattro. Per quattro, 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 infatti sta merda sto gattonando. Un ristorante, la margherita, una pizzeria. Il tono non è rap, è una didascalia. Ma quale didascalia? Tu non dovresti fare rap. Ma te ne vai e la gente già lo sa. Non ci vuole niente, adesso faccio anch'io una quartina con una rima di Gaps. Senti questa rima che è buona. Normale te la faccio in ogni sfida che suona. Vuoi sfidarmi frate però qui non c'è storia. Vuoi fare sto rap con lo slap? Beh prova, prova. Con lo slap beh prova, con lo slap beh prova. Prova tipo te tipo se retova. Frate, spero che tu sia abituato a fottere con due come lo è stata tua madre. Tua madre, quella puttana. Perché siamo al nord quindi mia madre è puttana. Ma siamo al centro e qui ci stava nostra madre puttana. Facciamo alla romana. No bro, devi andare via. Tu non mi puoi battere perché senti la mia energia. Sua madre non è puttana al nord oppure al centro. Lo sarebbe pure in Tunisia. No! 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 Madonna. Oh! Ok, ok.
fare di spaggio in judo oggi. Sarà per la prossima. La giuria è indecisa, si andrà avanti finché non si trova qualcuno che deve uscire. Quindi ovvero Franco, una precisazione. Più che indecisa, la giuria ha pareri contrastanti. Questo che vuol dire? Che hanno tutti uno stile che li contraddistingue in modo tale da renderci il lavoro il triplo più difficile. Un altro applauso, ragazzi. Ottimo. Miglior giudice d'Italia. Iniziate voi. E risponde il Team Sud. Over, quando vuoi. Su, 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 su. Tutti. Al 3, 2, 1. Come parli bene, Red, non belle le parole tue. Scelta pensa che ste marrai due. Il lavoro della giuria è stato osservare, è un reato. Non è un reato, è che un re nato, intanto era Rai 1. Quindi per me hai perso la scienza, perché voi non siete il team centro, voi siete la squadra di Scecchero. Abbiatene coscienza. Yeah. Ma frate, parli, blateri, ma casaccio. Parlavi di carnevale, guarda frate, ti è caduta la maschera da pagliaccio. Allora me mi fai cagare, però davvero tanto. E sono stupito del fatto che qua ti pagano. E se mi vuoi parlare di meme, il mio flow più grande è dello stomaco del dottor Bavaro. Bavaro, infatti le barre sentile, mente fertile, perché sono un sentinel. Per battere me devi passare da lui. Per battere la perfezione devi sconfiggere il baby cell. Quale baby cell? Tu devi sconfiggere le mannette che tengo dentro baby can. Io non so che dirti, fra, altro che maschera da pagliaccio. Sei sul palco, gap, è caduta la dignità. Ah, questi nemmeno ti cagano qui nella gara, perché l'ho già detto prima che finisci nella bara. Ah, già lo sai che quando rimo caccio mega rime con lo stile. Sto coglione mo farà una fine amara. Ma quale fine amara? Il mio flow ti spezza, poi ti spezza, ti disprezza. Quando sono sopra il palco un bel palo spezza. La tua tipa è proprio come Sella, deve succiare gli altri per sentirsi perfetta. Un po' come tua mamma, praticamente resti nudo e crudo, è tutto da programma. La tua dignità è caduta da meno di un minuto. Prendila Bruno, fai ancora in tempo a mangiarla. Intanto è il tempo che sul palco rischiamo, intanto che io mi dispacco e mi pare chiaro. Il mio cazzo resterà nel tuo anno, fin tanto che tu resterai nell'anonimato. Ah ah ah, fai cagare nello show. Mi dispiace però in questa battle tu fare un flop. Parli di sua madre, ma la tua erezione è come tuo padre. Non si vede già da un po'. Ma quale non si vede già da un po'? Tu non hai un po' di flow. Io ti ammazzo sopra il palco, però tu non porti show. Questo qua mi ricorda delle spalle a pop, perché vorrebbe uccidermi, ma ci riuscirà? No. Ci riuscirà? No. E riuscirà a farlo a Milano? Beh, io penso di North, per l'appunto. Questi sono warplay, meglio delle frociate che fa Mumei. Mumei, ah, non repare. Una cosa è chiaro, la dobbiamo piccare. Tuo padre ti vuole male, se n'è andato per comprare le sigarette per fartele fumare. Quando faccio queste rime sai che se ne parla un po', perché già lo sai che in queste sere caccio solo flow. Tu mi hai paragonato persino a delle spalla bob. Io però sono più fattone tipo delle spalla bob. Ma quale delle spalla bob? Delle spalla bob? Sto aspettando solamente che sto stronzo muoia. Io scrivo la storia. È vero che il padre di Gabs ha preso le sigarette, cercava le Winston Viola. Le Winston Viola non le trova manco per magia. Non le trova e dopo sei tu che ti lagni. Tuo padre è scappato, ha aperto una tabaccheria. Dove sono andati i padri dei tuoi compagni? Ovviamente tutti buchi, Bruno Batti riempie di sputi dell'utri. Tutti fumi, le Winston Churchill. E neanche con quelle riesci a portarmi degli contenuti. Le mie rime sono perfette, frate, che ti devo dire? Io ti faccio sempre a fette quando rappo con lo stile. Sai che ho tecniche perfette, questo flusso che è sublime. Son come le sigarette, bro, ti aiuterò a morire. Mi aiuterà a morire. Avevi ragione. So! A volte sbaglio anch'io, tutte le volte sbaglio anch'io. Quindi un po' di casino per questi quattro fenomeni al mio 3. 1, 2, 3! Detto bene, il bravo
Matt Wilson. Purtroppo deve lasciare questo quartetto bellissimo. Gaps! Ragazzi, ragazzi, fermi. Mi stai portando via. Fermi. Aspetta! Un attimo. Purtroppo... vabbè. Allora, purtroppo, in battle di questo livello... ragazzi, chiunque esca è no. Ma no! La rifacciamo. L'intera. Spiega. No. Scusate, prendo iniziativa perché quando ci sono queste cose, tavoli, giuria, eccetera, faccio sempre io la parte del pezzo di merda. Non faccio nomi, non dico chi, come, cosa. Semplicemente, un MC ha subito una votazione secca. C'era un'indecisione a livello di primo e secondo da eliminare per altri tre MC. Allora, quello che ha ricevuto la votazione secca fa parte dei tre. Ci state? Ci stanno altri... Dopo te lo spiego, a loro interessa capire velocemente. C'era una votazione secca e due ballottaggi. La persona presente nella votazione secca era presente anche nei ballottaggi. Essendo presente nella votazione secca, è giusto che venga eliminata in quanto persona votata con sicurezza per essere eliminata. In questo caso, purtroppo, è capitato a Gabs, ma come ha già detto Rango e ricorda, e come ho ricordato anche io prima, sono così belli che qualunque MC fosse uscito sarebbe stato un purtroppo gigante, a prescindere da quella che è stata recepita come performance. Io personalmente avevo altri nomi. Ciao. Gaps, vieni qua. Fate una standing ovation a questo ragazzo che è un fenomeno assoluto. Grandissimo Gaps. Poi ragazzi, vi assicuro che fare la giuria a una battle e essere lì sopra e dover decretare chi vince e chi perde è una delle cose più difficili del mondo. Ci vogliono davvero tante palle. Loro le hanno perché sono tutti dei freestyler di altissimo livello. C'è il lato oggettivo e il lato soggettivo, ma c'è anche, soprattutto, il lato soggettivo che ho appena specificato. Quindi, purtroppo, vi assicuro, ragazzi, che è complicato. Quindi fate un casino enorme a questa giuria mio 3. 1, 2, 3! Due contro uno. Rimane in campo Shekero per il team centro. Vai. Chi parte? Sarà noi, non lo so. Sì, parte il team sud. L'handicap. Vai. Vado io. Parte il team sud. Risponde Shekero. Leo, quando vuoi. Su. Tutti. Al 3. Vita che non mi sento tutelato da chi dovrebbe essere lo Stato. Aspetta che abbraccio chi è stato eliminato. Aspetta che abbraccio chi dovrebbe essere lo Stato. Chi dovrebbe essere lo Stato? Gabs è stato eliminato. Un piatto del suo tipico l'avete mai assaggiato? È quello che è appena capitato. Tu adesso ci potresti battere se rimasto da solo. È incredibile, sarebbe comprensibile. Sono stato anche io solo contro tutti, quindi lo so quanto è difficile. È vero, tu che mi imiti, perché per fare questa roba vi attacco rispettando i miei limiti. Per battermi non dovete fondervi, ma fondare una città che si alleni per sconfiggermi. Si alleni come Livaia. Le rime sono chiuse ma inesistenti. Tuo orientamento sessuale come le parole di Redru, confuse ma coerenti. Ma stai zitto Bruno, che il tuo orientamento sessuale l'hai cercato su Google. Bruno Bach non avrebbe un orientamento sessuale manco con la bussola. Ma vai stare zitto brutto handicappato, che quando l'hai fatto tu è uscito scritto risultato non trovato. Ti ammazzo col freestyle, è della stessa cosa che hai trovato quando hai cercato il dentista. Yo yo yo,
questo mi vuole battere. Sono pronto a pisciare sopra il tuo cadavere. L'hai cercato su Google Translate e non ti è uscito, man. Google ti ha risposto, one man. Tutto sulla faccia, allora lacrima che merda. Ed è per questo Brunelleschi, lacrima nel verso. L'orientamento l'ho trovato nella mia anima gemella. E per fortuna l'ho trovato nell'anima gemendo. Yo yo, qua sembra che manca civiltà. Bruno c'ha troppo flow in periodo di siccità. Si ci sta, tu e gli occhiali il microfono. Rimone! Wow! Hai fatto la rima senza fare la rima! È davvero stufato questa tipa! Il fatto è che sei unico, non è siccità! Io sono Giogre, faccio bagnare il pubblico! È vero, io sono Groudon, infatti non sto calmo, inizi a sentire caldo! Non ho chiuso la rima, non ho fatto come te che poso il microfono! E a proposito, puoi posarlo! Puoi posarlo come posate la rima! Brunello c'ha R di Ramanzina! Amico mio, tu sei un trigone con la T di tabacchino. E fotto la tua bitch sul letto a B di baldacchino. Di baldacchino, mi fotto sta pecora nera. Ti sto allenando questa sera. Stasera ho sganciato più bombe di quelle che ha visto la famiglia di Vlad in una vita intera. Bravo, hai sganciato un sacco di bombe. Il fatto sei uguale che qualcosa non quadra. Io almeno posso perdere con dignità. Se esco hai la speranza di tutta quanta la squadra. Voi siete strani, non batti questi campioni nazionali. La sfera Gendigama funzionerebbe, forse, se non foste napoletani. Ehi, 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 beh ci sta. A te ti piacciono i wordplay? Beh te ne faccio uno senza pietà. Ho messo la maglietta dell'Ucraina per evitare che tu possa lucrare su una nazionalità. Lucra, lucra, ah. Non lo so se questo qua pronto a fare la molesta. Shakero ti calpesta come questo che lucra in una sfida come questa. Ma quale lida come questa? Tu non mi puoi battere, omi, perché non fai parte dei campioni. Ma quale lucra? O lucrare oppure Luca? Tu mi sembri uscito da proprio Luca Gomis. Il Luca Gomis. Mentre tu ve come urli è uscito da Luca Comics. Prova a farti una doccia che lucra, lucra, perdi la testa come Lucrezia Borgia. Questa scintilla è senza il tempo, perché dalla testa ho spinto merda senza tempo onesto. Per me il freestyle è come il sesso, non è importante che gridino, è importante che stiano godendo. Godendo, godendo, ok. Infatti la gente urla perché è la mano alta. Tu mi fai così, basta, basta, guarda che sto diventando scolapasta. Ah, ma quale scolapasta, ti uccido. Non me ne frega, sai che sono un ragazzino, ma cresco e non ti invidio. Dopo Bruno ti ammazza e io urlerò, basta, è già stecchito. È già stecchito, Johnny Stecchino, come Johnny Depp, oppure Benigni, ti ricordi il tipo? Basta Rango, passiamo al turno successivo. Oh! Let's go, let's go. Oh! Ok, giuria, ce l'hai? Ok, adesso ci deve lasciare Mumei. Sono sempre tutti. Lui per me è un ragazzo speciale. Ma che cazzo ridete? Ah, ecco perché. Un po', eh. Allora, no, per me davvero è una persona speciale per me, perché tanti anni fa, un po' di anni fa, guardai Piscia. Tanti anni fa vidi una battle su YouTube e c'era un piccolo MC di Napoli. Io dissi, secondo me questo diventerà forte, puoi confermare? Ragazzi, è diventato uno dei migliori d'Italia. È il mio pupillo, uno dei miei preferiti in assoluto. Una standing ovation a questo ragazzo. Questi saranno gli ultimi 4 minuti. 4 minuti.
decideranno chi vince tra il team centro e il team sud. Attacca Scecchero, risponde Bruno. Adesso mai più, over. Manda un vittore per la finalissima, Milano sulle mani. Questa è l'ultima battle. Bruno, dammi il 5, va. Tutti. 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 So. Hey, hey, oh, hey, hey. Su ragazzi, su. Hey, hey, sulle mani. Hey. Tre. Se volevi il campione, eccolo. Faccio le barre come tutti questi altri vorrebbero. L'Ucraina hai fatto bene, bro, perché hai messo la maglietta di Andriy Shevchenko. Me ne fare una così non sto convinto. Una e dopo mi sto zitto. Lì c'è gente, lì c'è gente, lì c'è gente. Nord, centro, sud, per me abbiamo già vinto. Abbiamo già vinto, ma di che cazzo ti vanti? Non mi battete 1, 2, 3, 4 tutti quanti. Questa battle è Shevchenko, sai perché? Sto mettendo il centro avanti. Sto mettendo al centro avanti onesto. Uomo mi dispiace Brunelleschi. Se resterà sempre su rapida sempre. Altro che centro avanti, avanti amico del centro. Mettiti avanti che ti punto alle vertebre. Ti punti alle vertebre ma ci puoi credere. Non fare il tossico pronto a farti bene. Però Brunello prima hai cantato e canti bene. Pensa a fare punchline e lascia le cantilene. Le cantilene amico. Parli tu che fai le cover dei pezzi di D'Argent amico. Ah, trovati un'altra partner, perché saremo stasera da un'altra parte. E da un'altra parte, sto vincendo anche quello. Hai fatto 5 punti a Fanta Sanremo. Scecchero ti informa, ti annega nella sforra. Cuta non fa dove si balla, Cuta fa dove si bolla. Dove si bolla, ma dove si balla? Bruno Baghi ratatatatata. Questo non mitraglia, tu fai bla bla casa. Ti rimanda il bla bla car. Che dove si bolla, dove la bamba e dove si imballa? Dove si imballa? Questo vorrebbe che sminchio, dirige l'orchestra, il maestro Beppe Vesicchio. Sapete che nome corrisponde Bruno Bug, l'ennesimo rapper che picchio. L'ennesimo rapper che picchio, ma adesso mi dispiace Bruno Baghi rappo. Questo mi deve leccare un metro d'uccello, l'uccello. Rapper che picchio, picchio, picchia. Picchia, picchierello. Non lo so, questo mi parla, peccato che non fa rime fiche. È come mettere in un confronto Woody Allen che guarda in TV Woody Woodpecker. Woody Allen, no? Frate, mi dispiace, Brunelleschi rappa e rima per farti riprendere. Il vincitore del tecniche che cita Woody Allen ed è bastato Woody Allen per farlo smettere. Hai detto bene, per te è bastato morto. Oppure Nerone, uno tutto tondo. Aspetta che leggo il curriculum di Bruno Baghi, dammi un secondo, un secondo. Un secondo frate, tu sei un secondo da mangiare. Non puoi fottere, la tecnica e la banalità. La dimostrazione che il freestyle si può ancora evolvere. Si può ancora evolvere perché non è mai abbastanza. Sono quello che la tua tecnica lo surclassa. Bruno è troppo forte, è lui che avanza. Io sono super fine, l'elegante in questa stanza. L'elegante in questa stanza, vabbè, frate, Bruno è quando troppo in rap, dal mic check, frate, dici dov'è? Brunelleschi non è troppo forte, stasera Bruno Bug è troppo forte per te. È troppo forte per te, vabbè, vabbè, di quello che dice lui continua a sentire solo ne ne ne, non hai simpatia. Il giorno che fotti con la tua tipa gli hai trovato il punto CCGIA. Il punto CCGIA, non è vero, è una BCG. Bruno Bug dalla Puglia, la mia gente è abituata a mettere il piede sulle casse di frutta. Di frutta? Peccato che se ce lo metto io diventano le casse di truppa. Oh no, Bruno CCG è normale perché sei Bruno Bucchi via. Ok, ricordi Enzi, ah ah ah, non mi interessi, per me tu senti piedi. Hai fatto i numeri, la Rabona, maratona, sì. Questa per una maratona, non i 100 metri. Riesco a farli, sono troppo sexy. 100 metri oppure 120, non fa MTV Split, MTV Split. Parte Enzi e risponde Enzi. Tu mi stai sul cazzo, io sto sul palco perché cerco spazio. Ti piace Yu-Gi-Oh? Tu sei come Exodia. Ti faccio a pezzi, ti faccio il mazzo. Non lo fai, pervertito. Stai prendendo il cazzo centrale del proibito. Stupido. Ti presento mio caro amico, pubblico Bruno Bug. Bruno Bug pubblico. Anche il pubblico questo cazzone vorrebbe competere col campione. Mi conosco perché ho perso con Nerone. Amico, si crede Exodia il proibito, ma la sua Exodia è il troione. Non lo so, ma che troione?
sei tu che sei un coglione. Hai perso con Nerone, perché per stare ai piani alti ancora non hai la giusta mole. Non sono un patrizio, mi piace stare con la mia plebe. Io sono un coglione, tu sei un coglione. Guarda come stiamo bene insieme. Oh! 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 G-G-G! Più casino per questo spettacolo! Che spettacolo incredibile! Davvero una serata fantastica. La giuria si sta confrontando per decidere chi andrà a vincere End of Days Italian Fight, Nord contro Centro contro Sud. Se ti è piaciuto questo spettacolo, fatti sentire adesso! Giuria! Ma deve essere un'altra cosa, vuol dire che aspetta. Ah, ma scusa, è questa mattina. Dai, adesso ti presi il blues. Faccio un piccolo preambolo. Io vorrei semplicemente ringraziare il pubblico perché vi siete fidati di noi e ci avete lasciato la possibilità di incazzarvi. Fermi tutti. Questa non è una semplice battle di freestyle, questo è uno showcase in cui gli artisti vengono selezionati per le loro skill, per le loro peculiarità, e questa sera noi abbiamo reso il lavoro difficile in modo che vi affezionaste, vi arrabbiaste e siamo arrivati fino a qua per darvi il miglior spettacolo possibile. Quindi io, prima di tutto quanto, vorrei ringraziare Rango per aver tirato su questo spettacolo. Tutti gli artisti per aver performato dall'inizio alla fine e non aver fatto i 100 metri ma una maratona. E soprattutto, regà, prima di decretare il vincitore vorrei che vi faceste un cazzo di casino perché vi siete divertiti, vi siete emozionati e avete passato una bella serata che racconterete della storia della vostra vita. Quindi pubblico, lascio la parola a Rango, lascio il vostro verdetto, vi ringrazio per esserci fidati di voi e ci vediamo alla prossima. Bella, regà. Un applauso alla giuria, il mio 3, 1, 2, 3. Ok, venite qua vicino a me. Vince Land of Days Italian Fight, Nord contro Centro contro Sud. Voi che continuate a supportare la cultura del freestyle italiano, noi cercheremo sempre di portarvi uno spettacolo sempre meglio di quello precedente. C'è un limite però, non so, ogni evento dico sempre torneremo il giorno X, non so quando torneremo, ma torneremo, questo è l'importante. Quanti di voi alla prima battle? Mica, sono il mago della comunicazione, porca troia, porca troia. Detto questo, grazie a tutti ragazzi, vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie bro, troppo gentile. Io mi prenderò almeno 3 giorni di pausa. Ringrazio tutto il mio staff che mi supporta sempre, mi sopporta sempre, che questa è la cosa più importante. Ringrazio tutti gli artisti, la giuria, questi due begli uomini, mamma mia, troppo forti. Un applauso ai DJ dell'End of Days, DJ Over e Leo Raiva. Detto questo, buona serata ragazzi, buonanotte. End of Days ci sarà sempre.